Vedrai, ti divertirai veramente un sacco. Ci sono tutti, ci sono, c'è mio zio, ci sono i miei cugini, ci sono le mie cugine. Ah, soprattutto mio zio. Mio zio è una persona veramente simpatica, un po' strana, però simpatica. Sai, ti divertirai veramente tanto. Dai, te lo garantisco. Ma cos'è questa cosa, Jerry? Oh, this is a Christmas cake. Oh, ma cos'è questa schifezza? Ma non facciamo brutte figure, Jerry, dai, per favore. Mi raccomando, Jerry, non fare come il tuo solito. Ciao, 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 ciao. Auguri. Buon Natale. Prego, prego, entra. Auguri, buon Natale. Buon Natale. Ciao, Jerry. Facciamo una foto, ragazzi. Sì, facciamo una foto. Vediamo cosa. No, ma guarda chi c'è. Ciao. Buon Natale. Merry Christmas. Oh, Freddy, ciao! Ti sarà mancato? Oh, ma c'è pure lo zio Freddy! Ciao! Come va? Bene, bene, tu? Bene. Lui è Jerry, ti ricordi di lui? No, come no! Bene, allora divertitevi, Mangiate quello che volete! Sì, grazie che ho una favola! Allora, vedo bene! Ma chi è che ha invitato quei due? Te lo direi, tuo nipote Frank? Mio nipote? Ma davvero? Già! Ma non mi somiglia per niente! Boh, non avrei detto. Comunque, che importa, un nipote acquisito. Perry, vieni qui. Vieni che ti voglio far vedere una cosa. No, più vicino. Guarda bene. Che meraviglia. Guardare ma non toccare. Sai, è molto delicato, è prezioso. E adesso, guarda laggiù. Ed ora guarda quello là. È il mio preferito. Che bello. E adesso, stai ben attento. Guarda. Una. E sai cosa possiamo fare con queste cose? Andiamo poi. Ma come sono i polinesiani? Piccoli. Tanti. Abbastanza. Cosa mangiano? Spaghetti? Spaghetti. Ma con le noci di cocco. Ah, conditi con le noci di cocco. Spaghetti grattata, con le noci di cocco. Grattata. Ah, grattata, forse è vero. Ah, zio. Ragazzi, prego, venite tutti qui vicino a me, ecco. È un grande piacere che voi siate tutti qui. Avete riempito la casa di gioia, di felicità, di sorrisi. Anche se non capisco perché voi siate qui. Ma è Natale. Ma già è Natale, appunto, ecco. Grazie. E comunque, alcuni di voi abitano lontano, altri è un po' che non ci si vede. Ma d'altra parte, come si suol dire, meglio soli che male accompagnati. Comunque, zii, nipoti, amici nuovi, amici vecchi, siamo tutti una grande famiglia. E vedervi qui in occasione Natale. E del Natale, appunto, ecco, mi riempie di un'immensa gioia. Oh. E siccome è un po' di anni che non lo festeggiamo tutti insieme, ho deciso di farvi una piccola sorpresa. E spero che sia gradita. Quest'anno Natale andiamo tutti ai Caraibi. No, è uno scherzo. Un grande chalet nelle montagne austriache ci aspetta tutto per noi. Vabbè, dai. Preparate le valigie, domani mattina presto partiamo. E adesso un brindisi. Buon Natale. Frank, potresti andare ad aprire la porta? C'è qualcuno che ha bussato. Certo.
Vedete pulirti bene i piedi, Frank. Non vorrei sporcare dappertutto. Terry, secondo te che cosa ha pestato, Frank? I don't know. Zio, potresti scusarci un attimo per piacere? Vieni con me. Adesso basta, devi smettere di farmi fare sempre brutta figura. No, niente Frank, basta, mi hai stufato. Allora, questa è la mia famiglia, quello è mio zio e questa è la mia festa. E tu, basta. Adesso io torno di là da Penelope, eh? E tu vedi di non fare troppo casino. Basta. Oh, Gustavo! Guarda che bella casa! Guarda che quadri! Guarda quante belle cose! La TV! C'è la TV! Guarda che bel pappagallo là! Dov'è? Dov'è il pappagallo? Lì! Là! Mio! Ma no, ma perché lo devi prendere tu? Perché l'ho detto prima io, mio! E che cosa vuol dire? Non mi puoi chiamare la pacchetta! Guarda che domani questa casa sarà vuota! Vabbè, lo so! E allora? Tu. Guarda! Che è questo? Senti, andiamo via che torniamo domani. Ma la voglio prendere io le decisioni. No. Ma invece sì, non le voglio prendere tutte tu. No. Ma invece sì. No. Wow.